sa fare davvero, chiamato anche il John Travolta di noi altri, è lui, Alessandro Serra! Nerio Masse Capocce, come va? Buonasera, buonasera, energia, vedo. Troppa energia proprio. Come va? Io ho questo problema, lo dico sempre, legato alle domande deficienti della gente che mi urta nel sistema nervoso. Non so se anche a voi vi capita, tipo torni a casa, chiami l'ascensore, mentre scende l'ascensore daria sempre il deficiente. Scusi, che fa? Sale? Guardi, io l'ho chiamato perché mi piace stare qua tutto il giorno a vedere le porte che si aprono e si chiudono. Sono appassionato, guardi. Vero o no? Veranno fastidio. Mia madre è l'enciclopedia di domande deficienti. Qualsiasi cosa, eh? Dico, mamma, dove sta il dentifricio? Lei, perché te ne lavai i denti? Cioè, guarda, me lo fa arbitè, sai, però armentolo così in profumo pure le mutande. Non c'ha, è nervosito. L'altro giorno mi chiama, dice, come stai? Ma guarda, c'ho 38,7 di febbre. Perché? La misurata? No, ho visto sul televideo che sono più precisi. Che me l'ha affidati i termometri. Guarda, sono scappato di casa, ma te credo, se no mi ricoveravano. Ma poi tempo, cioè, le volte, per esempio, quando ero più ragazzo, che abitavo da mia madre, una tragedia era quando mi scordavo le chiavi di casa, non so se ben mai capitato. Cioè, prendeva la residenza sul tarcitofono. Prima che mi apriva, perché tu suonavi, a parte mia madre non ha mai capito la differenza tra il drin del citofono e l'altro drin di casa, per cui tu drin, andava a rispondere prima al telefono, poi drin, andava a rispondere al telefonino, drin, spegneva il forno, drin, pure il bypass di poro nonno che ci è rimasto secco, pensa un po'. Poi dopo 3 ore che a me mi era venuta una piaga, c'era sta bella telenovela sotto al citofono, chi è? Amasso io, io... la conoscete pure voi, mia madre, magari, eh? Io tuo figlio, mi figlio chi? Va a morire ammazzato, eh. Ammazzo io! Ah, che ti è successo? Mi sono scordato le chiavi di casa. Ta 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 ta. Ah, e che te devo aprire? Cioè no, buttami tu coperte che dormo qua, famo prima, sai. Guarda, è un trauma, non so se vedo che te ne intendi dei traumi pure te, guarda come sta. No, già dall'infanzia ho avuto dei traumi allucinanti, tipo c'era quella cosa bestiale quando ero piccolo, appena in fasce, che mia madre mi doveva far vedere, come tutte le madri del resto, fa vedere a tutti i parenti per forza, cioè ti doveva far vedere, manco forse alla Champions League, perché tu vieni a vedere sto bambino, e vieni a vedere sto bambino. Io quando ero piccolo aprivo l'occhio, dentro casa c'avevo una vagonata di zie, cugine, no? Pure gente che c'entrava niente, che passava per sbaglio sotto casa, perché mia madre, vieni a vedere sto ragazzino, ma io torno a lavorare, te licenzi e vieni a vedere sto ragazzino. Poi venivano tutti a vederti, e quando sei piccolo e maschietto, che te devono tutti a vedere? E la signora intenditrice, il fisellino. Io i primi tempi, fino ai 5-6 mesi, mi alzavo la mattina e dovevo far vedere il fisellino sulle parenti, manco dovevo camminare. Passato st'infanzia a fare, di cazzi, fagli una foto che so di novembre, mi sta più a pleurite, mica per niente. No, ma è un trauma, perché quando sei piccolo tutti lo vogliono, poi mano a mano che cresci per farlo vedere a qualcuna. No, e ti creati i problemi. Che c'era guazzi, che poi tutti c'era guazzi un po' per... Faccio vedere sto pisellino, proprio che... Faccio vedere sto pisellino. Che te stavi lì, di cazzi, se non trombi, né, che te poni a rifare l'occhio con le cazzine. Tanto è vero col fatto che quando stavo in astinenza, la più grande, ho chiamato. Ah sì, perché tu vieni a vedere adesso, visto che ti interessava tanto? Tante care cose a tutti, grazie.